Allora, buonasera a tutti i presenti che purtroppo non sono in grado di vedere e di salutare personalmente perché, come vedete, questo mio intervento avviene nella forma di una registrazione. Confido però che, nonostante i limiti di questa modalità comunicativa, quello che diremo possa risultare ugualmente interessante e speriamo di avere in futuro un'ulteriore occasione per incontrarci in modalità differenti. Io sono molto grato alla Fondazione Cassamarca per avermi offerto la possibilità di intervenire e a parlare di un mio volume recente sul mito di Enea e nelle persone del professor Luigi Garofalo, al quale mi lega un rapporto di colleganza ma anche di amicizia personale, e del dottor Giuseppe Fontana che ha curato l'organizzazione di questo mio intervento. Vorrei oggi fare un discorso di carattere generale, che parta da una domanda secca, che potrebbe essere formulata in questi termini. Che cos'è un mito? Ecco. Questa è una domanda che potrebbe essere, a proposito della quale si potrebbe dire quello che il più grande teologo cristiano latino del mondo antico, cioè il vescovo Agostino, Sant'Agostino, diceva nel suo capolavoro, Le Confessioni, a proposito del tempo. Ecco, Agostino diceva, se nessuno mi chiede che cos'è il tempo, lo so benissimo, ma se qualcuno mi dovesse rivolgere a bruciapelo questa domanda, ecco che mi troverei in difficoltà a rispondere. Ecco, io penso che per il mito si possa dire qualcosa di molto simile a quello che Agostino diceva del tempo. Tutti quanti noi abbiamo una nozione intuitiva di che cosa possa essere un mito, ma la domanda secca, appunto, rivolta a bruciapelo a qualcuno che cos'è un mito, probabilmente metterebbe in difficoltà anche studiosi che alla ricerca su questa particolare forma narrativa hanno dedicato un'intera vita di studi. Allora, proviamo a metterla in questi termini. I miti sono racconti speciali nella misura in cui riguardano solitamente figure di dei ed eroi e quindi figure che fuoriescono dall'ordinario. Soprattutto i miti hanno alcune caratteristiche che li distinguono da ogni altro genere di racconto, i miti antichi quantomeno. E sono proprio queste caratteristiche che adesso proveremo a mettere in luce. In primo luogo, i miti antichi sono racconti che non si cristallizzano mai in una forma definitiva. Sono racconti che rimangono perennemente, allo stato fluido, che nel corso della loro storia continuano a modificarsi, ad arricchirsi di nuove varianti, a caricare al loro interno nuovi personaggi, nuovi significati, senza che di nessuna di queste varianti si possa dire che sia necessariamente più vera delle altre. In altri termini, non esiste una versione autentica del mito rispetto alla quale tutte le altre versioni in circolazione possano essere considerate spurie o apocrife. Di un mito sono ugualmente vere, o se si preferisce, ugualmente false, tutte le varianti, che si raccontano. Possiamo magari, fare immediatamente un esempio per rendere evidente, di che cosa stiamo parlando. Prendiamo un personaggio che è particolarmente caro alla memoria della cultura occidentale, che sin dal momento in cui ha fatto la sua comparsa all'inizio della storia di questa cultura, ha continuato ad essere oggetto di interpretazione, di narrazione, e tale è stato sostanzialmente ed è fino a tempi, molto vicino a noi e persino nella nostra stessa contemporaneità. Parlo del personaggio di Ulisse. Ecco, recentissimamente, qualche settimana fa, è uscito un volume a cura di Bianca Sorrentino che si chiama Pensare come Ulisse, a dimostrazione appunto della continua, incessante attualità, se mi passate il termine, di questo personaggio. Bene, se volessimo chiederci come è realmente morto Ulisse, questa è una domanda alla quale avremmo qualche difficoltà a rispondere. Nell'Odissea di Omero, cioè il poema che ha consacrato la figura e la presenza di Ulisse nella tradizione della letteratura e dell'immaginario dell'Occidente, le cose sono abbastanza chiare. Quando
quando Odisseo, nell'undicesimo libro dell'Odissea, si reca nel regno dei morti, che si trova nella remota terra dei Cimmeri, ai confini del mondo conosciuto, sulle sponde dell'oceano, una terra che è aduggiata da un buio e da una nebbia perenni, che sono in qualche modo il corrispettivo geografico della condizione dei suoi abitatori, cioè appunto dei morti, interroga l'indovino Tiresia. Che il più famoso indovino del mito antico, che racconta Omero, è l'unico che abbia avuto il privilegio di conservare intatta anche nel mondo dei morti la sua straordinaria capacità profetica. E lo interroga appunto per sapere qual è il suo destino, a che cosa andrà incontro. E Tiresia lo informa sulla situazione della sua casa, sul fatto che i proci attentano alla virtù di Penelope, ma anche alla integrità del patrimonio di Ulisse, e lo informa dunque sulle vicende alle quali egli andrà incontro una volta che sia finalmente riuscito a fare ritorno ad Itaca. Al tempo stesso, però, Tiresia gli dà anche alcune informazioni sull'esito ultimo della sua vita. Gli dice, per esempio, che il ritorno ad Itaca non segnerà affatto la conclusione definitiva dei suoi viaggi. Anzi, Odisseo si rimetterà nuovamente in mare e fino a giungere ad una terra remota, una terra lontana dal mare, i cui abitanti non hanno mai visto il mare, al punto tale lontana dal mare e ignara del mare che gli abitanti di questa terra scambieranno il remo che Odisseo porta appoggiato sulla spalla per un ventilabro, cioè per una pala che serve a allontanare le impurità del grano una volta che il grano sia stato mietuto e disposto sull'aia. Ecco, quando sarà giunto a questa terra, Odisseo celebrerà un sacrificio in onore di Poseidone, si riconcilierà finalmente con questo dio che lo ha lungamente perseguitato e a quel punto potrà fare ritorno ad Itaca, dove morirà vecchio e circondato dalla stima e dall'affetto dei suoi cari e di tutti i suoi sudditi. Questa è una storia estremamente affascinante, che introduce, nella letteratura occidentale il motivo del secondo viaggio di Odisseo, motivo sul quale poeti, grandissimi, da Dante a Pascoli, hanno speculato provando a raccontare quello che Omero non aveva mai raccontato, ma non è questo il punto che in questo momento ci interessa. Quello che ci interessa è che questa variante, tutto sommato rasserenante sulla morte di Odisseo, non era affatto l'unica in circolazione. Ce n'era infatti almeno un'altra, piuttosto diffusa, secondo la quale invece Odisseo era morto perché ucciso involontariamente dal figlio Telegono, un figlio che aveva avuto dalla maga Circe in occasione del suo soggiorno presso l'isola di questa maga. Odisseo e Telegono non si erano mai conosciuti di persona, perché Telegono era nato dopo la partenza di Odisseo alla volta di Itaca. Telegono aveva intrapreso un viaggio alla ricerca del padre, nel corso di questo viaggio era sbarcato ad Itaca, ma per un fatale fraintendimento, Odisseo aveva scambiato questo suo figlio sconosciuto per un predone, venuto a fare bottino sull'isola. Tra i due era scoppiato un alterco, al termine del quale Telegono aveva trafisso il padre, senza sapere che tale fosse, evidentemente, con una lancia dalla punta avvelenata. Ora, se noi volessimo chiedere al mito antico come è davvero morto Odisseo, questa domanda non avrebbe risposta, per la semplice ragione che nessuna di queste due varianti può essere considerata quella autentica, declassando l'altra al ruolo di variante falsa. Non c'è dubbio che il testo omerico è per gli antichi un testo di straordinaria autorevolezza. Omero era un autore che si studiava a scuola, che tutti i greci conoscevano a memoria. Se anche non avessimo i manoscritti che ci tramandano il testo di Iliade e Odissea, lo potremmo ricostruire in gran parte grazie alla miriade sterminata di citazioni di Omero che si trovano negli autori successivi e che intanto vi si trovano proprio per il fatto che si trattava di un testo che era universalmente noto nel mondo
mondo greco. E pur tuttavia, nonostante la straordinaria bellezza dei poemi omerici e nonostante la loro fortuna nell'immaginario della cultura greca, era perfettamente lecito ad un altro poeta, ad un mitografo, ad uno storico, raccontare una versione diversa sulla morte di Odisseo senza che questo comportasse, diciamo, un'accusa di eresia o che quella variante fosse considerata una variante spuria o apocrifa. Da questo punto di vista, il mito antico è molto diverso, per esempio, dalle storie che si raccontano all'interno delle grandi religioni monoteiste, per esempio a proposito del Cristo, o a proposito del profeta Maometto, o a proposito di Mosè all'interno della tradizione ebraica. È molto diversa per due ragioni convergenti. La prima è che queste religioni hanno avuto un libro, si sono dotate di un libro, che è stato presto considerato un libro sacro, un libro divinamente ispirato, il cui contenuto non è il frutto della iniziativa o della immaginazione o della fantasia di un autore umano, ma è il frutto della volontà e del pensiero della divinità stessa che in qualche misura ha dettato questo libro ai suoi autori umani. Ne consegue che le verità contenute in questo libro non soltanto sono verità indiscutibili, perché sono, provengono, diciamo, hanno come loro fonte ultima la divinità stessa, il che conferisce loro evidentemente un crisma di autorevolezza che nessun racconto umano potrebbe avere, ma sono anche le uniche possibili. Non solo, ma seconda ragione, soprattutto in ambito cristiano, si è costituita molto presto una istituzione, la Chiesa, che si è assunta il compito di stabilire il canone dei testi sacri e di rigettare come inaccettabile, come spurio, appunto, come apocrifo, come eretico, qualsiasi altro racconto che non coincidesse con quelli contenuti nei testi dei quali la Chiesa stessa si era autoproclamata depositaria. Di conseguenza è perfettamente possibile rivolgere ad un credente di religione ebraica o ad un credente di religione cristiana come è davvero morto Gesù. Perché l'unica versione autorizzata sul modo in cui Gesù è morto è quella che è contenuta evidentemente nei testi del Nuovo Testamento. Se qualcuno dicesse che Gesù invece di essere morto crocifisso è morto impiccato, non produrrebbe la variante di un mito che è tutto sommato accettabile tanto quanto l'altra, ma produrrebbe un racconto che avrebbe le caratteristiche del racconto eretico, appunto, e come tale meritevole di essere respinto, magari con annessa persecuzione nei confronti del suo autore, almeno nei secoli passati sarebbe andata così. Al contrario, invece, una domanda di questo genere non ha senso a proposito del mito antico. Nel mondo antico, infatti, non è esistito nulla di paragonabile alla Chiesa cattolica. Non c'era una istituzione che avesse il compito di preservare l'ortodossia in materia di racconti sugli dei e sugli eroi. Questi racconti erano materia dei poeti, non dei teologi o dei sacerdoti. E da questo punto di vista mi piace citare una pagina dello storico greco Erodoto, il padre della storiografia, insomma uno degli intellettuali più raffinati della cultura greca di V secolo a.C., perché è una pagina particolarmente illuminante rispetto al discorso che stiamo provando a fare. Erodoto spiega infatti che a proposito degli dei greci, egli dice, noi non sapevamo fino a pochi secoli fa quali fossero i loro nomi, quali fossero le loro genealogie, le loro parentele, chi fosse nato da chi, e non sapevamo neppure quali fossero le loro attribuzioni. Poi sono arrivati Omero ed Esiodo, cioè i due
poeti più importanti della letteratura greca arcaica. Omero è universalmente noto, Esiodo lo è molto meno per chi non abbia studiato letteratura greca, ma è un poeta di VII secolo a.C. al quale si deve tra l'altro un ampio poema intitolato Teogonia, nel quale spiegava appunto la genealogia delle diverse generazioni divine. Bene, dice Erodoto, poi sono arrivati Omero ed Esiodo e tutte queste cose ce le hanno raccontate. Dunque, dal punto di vista di un greco, era perfettamente lecito affermare qualcosa che sarebbe suonato piuttosto bizzarro o persino inaccettabile alle orecchie di un cristiano, di un autore cristiano. L'idea, cioè, che le informazioni fondamentali sulla natura degli dèi, sulle loro attribuzioni, sulle loro prerogative, persino sui loro nomi, non vengono da un libro sacro, ma vengono da poemi. Poemi che possono essere straordinariamente autorevoli, che possono essere dei capolavori dal punto di vista letterario, ma che in ogni caso non sono sacri e dunque non impongono una verità alla quale tutti quanti quelli che vengono dopo hanno in qualche modo il dovere di conformarsi, ma stabiliscono un modello, rispetto al quale però resta perfettamente lecito derogare. Una seconda ragione per la quale i miti antichi sono così ricchi di varianti è che questi miti si sono trasmessi molto a lungo in forma orale. E anche questo costituisce una differenza rispetto alle religioni del libro, che, come dice il loro stesso nome, sono invece religioni nelle quali la scrittura è fondamentale. Il cristianesimo parla continuamente di parola di Dio, verbum, parola, è il termine con cui inizia il Vangelo di Giovanni, in principio era il verbo. Di fatto però questa parola non viene esperita come tale, come parola parlata, ma viene esperita nella sua precipitazione scritta all'interno del libro che racchiude e conserva le parole che un tempo furono pronunciate dalla divinità o dai suoi emissari. La cultura greca e anche quella romana in misura minore, ma soprattutto la cultura greca arcaica, è invece è una cultura larghissimamente orale, nella quale dunque i racconti si trasmettono, come dicono gli studiosi, dalla bocca all'orecchio. Ora, a questo proposito potremmo fare un ulteriore esempio, e mi scuso in anticipo se si tratta di un esempio assai meno dotto di quelli che abbiamo fatto finora. Probabilmente molti di coloro che mi stanno ascoltando in questo momento avranno fatto, quando erano bambini, un gioco divertente che consisteva nel mettere in fila appunto un gruppo di persone, dopodiché il primo pronuncia una frase a voce bassa all'orecchio del secondo, il secondo la ripete per come l'ha intesa all'orecchio del terzo e così via. E il divertimento di questo gioco consiste nel notare come la frase sia arrivata all'ultimo della fila, di solito in maniera molto diversa da come la frase era stata pronunciata originariamente. Per quale ragione? Per ragioni ovvie, perché ognuno capta qualcosa e gli sfugge invece qualcos'altro, perché nel ripetere la frase fatalmente non adotterà mai gli stessi esatti termini che gli sono stati riferiti, ma magari dei sinonimi, perché riempirà un vuoto supplendo delle parole che non gli erano state dette o altre se ne dimenticherà. E in questo modo ad ogni ulteriore passaggio del racconto, si perderà qualcosa, ma magari anche si guadagnerà qualcosa perché la frase si sarà arricchita di elementi che originariamente non c'erano. Ora, io mi rendo conto che questo non è un modo del tutto impeccabile e probabilmente farebbe arricciare il naso a molti studiosi di cultura orale e di trasmissione del mito. Non è un esempio perfettamente ortodosso, però può rendere l'idea di quello che succede in una cultura esclusivamente orale. Del resto, tutti quanti noi abbiamo raccontato delle fiabe ai nostri figli nel corso della nostra vita e queste fiabe
soprattutto se le abbiamo raccontate oralmente, non attingendo da un libro, facevano certo riferimento a fiabe note, nella cultura della quale facciamo parte, ma le avremo inevitabilmente arricchite di dettagli o private di elementi che magari ci sembravano inopportuni o sconvenienti o in grado di incutere una qualche paura a coloro cui venivano raccontate e così via. Insomma, ogni volta che un racconto circola in forma orale, è inevitabile che questo racconto si sfrangi in una miriade di racconti che sono più o meno diversi rispetto al racconto di partenza, diciamo così. Ed è questo un po' a grandi linee quello che è accaduto a proposito del mito. Bene, abbiamo già trascorso 20 minuti dei 60 all'incirca che abbiamo a disposizione e quindi vorrei a questo punto aggredire il tema chiave del nostro discorso, che è quello relativo al mito di Enea. Mito di grande importanza, Enea è un eroe al quale i romani fanno risalire a partire da un certo momento in poi la loro origine, che essi considerano la stregua di un proprio capostipite, e soprattutto mito che è stato raccontato chiave della letteratura occidentale, e cioè l'Eneide di Virgilio. Ora, il mito di Enea è un mito che più o meno tutti riteniamo di sapere, del quale più o meno tutti possiamo ricordare qualcosa. Enea è un eroe troiano, dopo la distruzione della sua città si imbarca insieme con un altro gruppo di profughi, di superstiti della Grande Guerra, compie una lunga navigazione che lo porta ad attraversare tutto il Mediterraneo orientale, giunge fino alla Sicilia. Poi è preda di un naufragio che lo porta a sbarcare sulle coste del Nord Africa, qui intesse una complessa e in ultimo tragica relazione d'amore con la regina Didone, che in quelle terre sta fondando la città di Cartagine, destinata a essere nemica mortale di Roma. Infine giunge nel Lazio e qui pone le premesse perché un giorno sui sette colli prospicienti il Tevere nasca la città di Roma. Ora, se tutti quanti noi o molti di noi hanno nella loro testa questo racconto su Enea, è per l'ottima ragione che questo è il modo in cui Enea, il mito di Enea, è stato raccontato da Virgilio. E Virgilio, vi dicevo, non soltanto è il più grande poeta nell'intera storia della letteratura latina, ma la sua Eneide, il capolavoro assoluto di questo poeta nel quale questo mito viene raccontato, è un'opera che ha avuto una fortuna che non è pari a nessuna altra opera antica dal punto di vista della continuità della sua presenza all'interno della cultura occidentale. Virgilio ha avuto l'avventura di diventare quasi subito un libro di testo, forse addirittura prima di morire. C'erano alcuni maestri all'avanguardia, sappiamo dalle fonti antiche, che cominciarono a leggere nelle loro scuole le opere virgiliane. Ripeto, probabilmente prima ancora che Virgilio morisse, non l'Eneide, le sue opere precedenti, ma comunque Virgilio è approdato sui banchi della scuola romana molto presto. E si può dire che non ne sia mai più andato via. E questo non soltanto nel mondo antico, ma anche nel mondo medievale, nel mondo moderno, fino sostanzialmente al mondo contemporaneo, dal momento che l'Eneide continua ad essere letta anche nella scuola, almeno in Italia, insomma, anche nella scuola contemporanea. E ad un certo momento, come succede sempre con i libri di testo, venne corredata di note e di commenti da parte di professori di scuola che appunto arricchirono il testo virgiliano inserendo delle note nelle quali spiegavano i riferimenti mitologici oppure chiarivano il significato di un termine divenuto nel frattempo obsoleto, né più né meno di come succede con le edizioni scolastiche della Divina Commedia o dei Promessi Sposi. E un paio di questi commenti antichi all'Eneide di Virgilio sono arrivati fino a noi.
e sono arrivati fino a noi per l'ottima ragione che anche quando il mondo antico è crollato, anche quando la civiltà classica è finita alla fine del V secolo d.C., Virgilio ha continuato a essere letto e dunque quelle opere di commento che erano state allestite per gli studenti della scuola romana e per rendere loro più agevole l'accesso al testo virgiliano, non hanno smesso, di avere una loro utilità, continuavano a servire e per questo hanno continuato ad essere copiati fino al momento in cui l'invenzione della stampa non li ha definitivamente messi al sicuro. Ora, questo è un dato di straordinario rilievo, al quale di solito non facciamo caso, e che fa dell'Eneide un unicum in tutta la storia della letteratura occidentale, persino più dei poemi omerici dai quali abbiamo aperto il nostro discorso. Perché è vero che i poemi omerici sono diventati anche nel mondo romano, un elemento imprescindibile nella formazione dei ceti colti. Basti pensare che la prima opera, o comunque una delle primissime opere della letteratura latina, la quale nasce alla metà del III secolo a.C., è appunto una traduzione in latino dell'Odissea di Omero, fatta da uno schiavo proveniente da Taranto, città dove si parlava il greco perché era una colonia spartana, trasferito a Roma. A Roma questo schiavo, che si chiama Livio Andronico, impara il latino e diventa così, acquisisce così quel bilinguismo che lo mette in condizione di tradurre il poema omerico, che egli evidentemente, come tutti i greci, conosceva a memoria, di tradurlo in latino. E pur tuttavia, nel millennio all'incirca che va tra la fine del mondo antico e la fine del Medioevo, la memoria del greco si perde in Occidente. Rimane la nozione che è esistito un poeta chiamato Omero, perché ne parlavano gli autori latini che continuavano ad essere letti, ma nessun uomo del Medioevo ha potuto accostarsi direttamente ai poemi omerici. Questo ha potuto essere fatto soltanto a partire dalla fine del XIV secolo, quando la diaspora dei dotti bizantini verso l'Europa occidentale e in particolare verso l'Italia, una diaspora legata al fatto che l'impero bizantino era minacciato dai turchi che poi alla fine nel 1453 lo conquisteranno definitivamente, quella diaspora aveva fatto sì che insieme con le loro persone i dotti bizantini portassero anche i libri greci e la conoscenza del greco. Ma per tutto questo millennio Omero non è stato letto. Virgilio invece sì. E dico anche in questa sede una cosa che mi piace ripetere, soprattutto quando parlo di questi argomenti all'interno della scuola. Se noi ci chiedessimo che cosa c'è in comune fra un liceale di oggi e un, consentitemi questo termine modernizzante, liceale dell'età di Augusto, vissuto cioè all'inizio del primo secolo d.C., due sedicenni, due quindicenni, che sono differenti in tutto evidentemente, parlano lingue diverse, vedono il mondo in maniera completamente diversa, hanno una strumentazione tecnica completamente diversa, i latini hanno delle tavolette di cera sulle quali prendono appunti incidendo la cera con uno stilo, i licei di oggi hanno gli iPad, gli smartphone, le LIM e così via. Ma nonostante queste abissali differenze che rendono queste due figure sostanzialmente inconfrontabili, essi hanno però una cosa in comune: entrambi hanno letto l'Eneide. L'Eneide si leggeva nella scuola augustea all'inizio del primo secolo d.C. e si legge nella scuola italiana all'inizio del ventunesimo secolo d.C. Ecco, questo costituisce un filo rosso di straordinario rilievo che contribuisce a rendere concreta una parola, tradizione, che spesso è una parola usata male, usata a sproposito e anche persino un po' inquietante, perché suggerisce una sorta di atteggiamento passatista e nostalgico che da parte mia in alcun modo si vuole condividere o presentare ai vostri occhi.
Ecco, però è successo questo. E allora tutto questo ha fatto sì che agli occhi della cultura europea degli ultimi 2000 anni il mito di Enea sia sostanzialmente il mito che ha raccontato Virgilio. Ma in realtà quando Virgilio prende in mano quel racconto aveva alle proprie spalle almeno un millennio di vita. E in questi mille anni, esattamente come succede a tutti i miti dei quali abbiamo parlato, ha continuato a trasformarsi, a modificarsi, ad arricchirsi appunto di nuovi significati, di nuove funzioni, di nuove valenze e così via. E anche quando Virgilio ne parla, pur essendo passati già all'incirca mille anni, quel mito aveva ancora delle aree di fluidità. Certo, si era ormai consolidato nei suoi gangli fondamentali, ma c'erano ancora tutta una serie di punti rispetto ai quali presentava delle incertezze, presentava delle varianti, e tra alcune di queste varianti Virgilio non aveva ancora scelto e non farà mai in tempo a scegliere, per l'ottima ragione che Virgilio muore prima di riuscire ad apporre l'ultima mano al suo capolavoro. L'Eneide viene pubblicata in una condizione di incompiutezza molto relativa, perché la quasi totalità del poema era stato portato a termine, ma restano tra una parte e l'altra alcune contraddizioni che non dipendono da una qualche imperizia letteraria di Virgilio, dipendono semplicemente dal fatto che Virgilio, appunto, aveva sul suo scrittoio, tra i poeti che consultava come fonti, versioni diverse del mito, e in alcuni casi non aveva ancora deciso a quale di queste versioni dovesse dare credito, diciamo, quale di queste versioni dovesse accogliere all'interno del suo poema. E da dove veniva Enea? Beh, insomma, quando si rivolge una domanda di questo genere al mito antico, la risposta nella quasi totalità dei casi è sempre la stessa: veniva da Omero. Enea è un personaggio dell'Iliade omerica, è un guerriero troiano, è un eroe di un certo spicco del fronte troiano, non è un Ettore, non è un Paride, non è uno dei protagonisti principali del fronte di Priamo, però sicuramente è un eroe considerato, valorizzato, il cui consiglio è ascoltato all'interno dell'assemblea dei capi troiani, i cui sacrifici sono graditi agli dèi, e soprattutto è un personaggio del quale Omero afferma chiaramente che è destinato a salvarsi. Ecco, e questo è un dato che si è rivelato poi decisivo negli sviluppi successivi del mito di Enea. C'è un passaggio fondamentale nel 20° libro dell'Iliade nel quale il dio Poseidone, intervenendo sul campo di battaglia proprio per trarre in salvo Enea, che è in procinto di scontrarsi con Achille in un duello nel quale l'eroe sarebbe destinato a soccombere qualora quel duello venisse combattuto, ecco, Poseidone, nel trarre in salvo Enea, dice appunto che il suo destino è di salvarsi e di continuare a regnare sui troiani. Solo che mentre Omero sembra avere in mente per Enea un destino meramente troiano, dalla formulazione, cioè del testo omerico, sembra di capire che Enea resterà a regnare sui troiani superstiti, sui troiani che sono sopravvissuti alla terribile ultima notte della città, quando i greci, nascosti nel celeberrimo cavallo di legno, hanno fatto il loro ingresso a Troia. Ecco, nel corso dei secoli successivi, invece, questo dato omerico viene modificato. Enea si trasforma in un eroe viaggiatore. Le varianti più antiche lo fanno arrivare nelle parti dell'Europa orientale più vicine all'Asia Minore, nella Tracia, nella Macedonia, quindi appunto nel quadrante nord-orientale della Grecia. Poi a mano che passano i secoli e che il racconto viene ripreso da poeti e mitografi, ecco che il viaggio di Enea sembra allungarsi progressivamente sempre di più verso occidente, fino a quando di questo mito si appropriano i romani. I romani avevano già un loro mito di fondazione ben noto, secondo il quale la città di Roma era stata fondata da due gemelli, Romolo e Remo,
figli di una sacerdotessa di Vesta, rimasta gravida del dio Marte, e insomma, era a loro che veniva tradizionalmente attribuita l'origine della città. Il mito di Enea e il mito di Romolo e Remo sono due miti che procedono molto a lungo in parallelo l'uno rispetto all'altro, poi ad un certo momento, un momento che non siamo in grado di fissare con certezza nel tempo, questi due miti si fondono fra loro. E allora si comincia a dire che Romolo e Remo sono figli di Enea o sono figli di una figlia di Enea, oppure in prosieguo di tempo che tra Enea da un lato, Romolo e Remo dall'altro, intercorre tutta una dinastia di sovrani, i re di Alba Longa, la città che sarà fondata sui colli albani dal figlio di Enea, Ascanio, e che in realtà tra l'uno e gli altri intercorre un intervallo di 3 secoli abbondanti. Ma in ogni caso, sia che la variante sia quella del rapporto diretto tra il capostipite e i fondatori, o che sia quella che postula un lungo intervallo tra l'uno e gli altri, Enea è diventato in qualche modo il capostipite dei Romani. E questa seconda, diciamo, versione del mito, quella che postula appunto la presenza di una lunga dinastia di re tra Enea e Romolo e Remo, è appunto la variante che viene fatta propria, da Virgilio. Naturalmente potremmo discutere a lungo sulle ragioni per le quali tutto questo è successo, sulle ragioni per le quali ad un certo momento i Romani non si sono accontentati, per così dire, di un mito locale che chiamava in causa una sacerdotessa di Alba Longa, un tiro di schioppo da Roma, e un dio molto latino come Marte, ma abbiano sentito il bisogno di allargare i propri orizzonti, diciamo così. Così come si potrebbe discutere della ragione per la quale i Romani abbiano deciso di farsi fondare, diciamo così, di adottare come proprio capostipite non già uno smagliante e vincente eroe greco, ma un troiano, e dunque uno sconfitto, un vinto, qualcuno che veniva dalla parte opposta del Mediterraneo, uno straniero. Ecco, sono tutte cose sulle quali gli studiosi si sono interrogati a lungo e per le quali non è possibile fornire una risposta precisa, evidentemente. Possiamo soltanto avanzare delle ipotesi più o meno ragionevoli. Solo che, per ragioni di tempo, tutte queste questioni non possiamo qui affrontarle, perché vorrei avviarmi a concludere il mio intervento raccontando come anche questo mito apparentemente così compatto conoscesse in realtà molte varianti, alcune delle quali lo rendono persino irriconoscibile rispetto alla versione alla quale siamo abituati. E di queste varianti io vorrei raccontarne sostanzialmente due, che sono opposte l'una all'altra, ma sono entrambe molto diverse da quella che possiamo convenire di chiamare la variante canonica, purché, ricordando quello che ci siamo detti all'inizio del nostro discorso, siamo d'accordo sul fatto che canonico non è sinonimo di autentico, ma semplicemente di più diffuso. Bene, allora cominciamo da una variante che è attestata in un rettore originario dell'Asia Minore, Dione di Prusa, del quale ci rimane una raccolta di discorsi. L'undicesimo discorso di questa raccolta ha un titolo che già a prima vista, già leggendolo, colpisce l'immaginazione del lettore, perché questo discorso si chiama Troia non è mai stata presa. Troia non è mai stata presa. E in effetti al titolo piuttosto così sconvolgente corrisponde un contenuto che è anch'esso assolutamente irrituale. In questa sua orazione, infatti, Dione Crisostomo racconta che la guerra di Troia, cioè il racconto più famoso del mito antico, quello che appunto qualsiasi greco conosceva sin da quando sedeva sui banchi delle scuole elementari, che rientrava in un immaginario universalmente diffuso, ebbene, quel racconto era in realtà un cumulo di menzogne.
Omero, il suo autore, era un bugiardo compulsivo, era un mentitore seriale che aveva sistematicamente alterato la verità storica, perché in realtà le cose erano andate esattamente al contrario. La guerra si era sì combattuta, ma quella guerra si era conclusa in realtà con la vittoria strepitosa dei troiani e con la sconfitta dei greci. Uno degli argomenti sui quali Dione di Prusa fonda questa sua ricostruzione revisionista, potremmo dire, alternativa della guerra di Troia, è rappresentata proprio dal viaggio di Enea verso l'Italia, che non era l'unico di un superstite troiano in direzione dell'Occidente, perché io sto parlando nel contesto di una fondazione bancaria veneta, e quindi i miei ascoltatori sanno benissimo che un altro racconto molto diffuso voleva che la città di Padova fosse stata una fondazione troiana. La fondazione di un certo Antenore, anch'egli sopravvissuto alla distruzione di Troia, anch'egli postosi a capo di un convoglio di superstiti, di fuggiaschi, che aveva risalito l'Adriatico, si era insediato nelle terre dei Veneti e qui aveva fondato la città di Padova, e altre fondazioni troiane erano indicate in vari punti del Mediterraneo. Ora, Dione di Prusa ragiona in questi termini e gli dice: se i troiani fossero stati sconfitti, è mai pensabile che si sarebbero spostati a colonizzare territori proprio nella direzione dalla quale venivano i loro vincitori? A parte che non sarebbero stati in grado di colonizzare alcunché, perché sarebbero stati impegnati a leccarsi le ferite prodotte dalla guerra, ma semmai si sarebbero spostati in tutt'altra direzione piuttosto che andare verso la tana del leone. Ma soprattutto la ricostruzione alternativa di Dione di Prusa si fonda sulla denuncia di una serie di incongruenze che sono presenti nel testo omerico e che rendono il racconto di Omero del tutto inaccettabile. Uno dei vertici di ironia che rendono deliziosa la lettura di questo discorso di Dione di Prusa è un passaggio nel quale Dione dice: del resto, per confermare appunto la tesi secondo la quale Omero è un autore del tutto inaffidabile, egli afferma ad un certo momento: del resto, come fare a fidarsi di un poeta che pretende persino di sapere che cosa Zeus ed Era, quindi la coppia, diciamo, del re e della regina degli dei, si dicevano prima di fare l'amore? E qui Dione si sta riferendo ad un passo molto noto dell'Iliade, del XIV libro dell'Iliade, in cui appunto c'è una scena di seduzione. Era si è parata a festa, ha indossato i propri abiti più splendenti, si è truccata di tutto punto e soprattutto porta con sé un talismano speciale che le è stato dato dalla dea stessa del desiderio erotico, cioè Afrodite, seduce irresistibilmente Zeus, il quale le dice: fermati qui, uniamoci d'amore, perché io mai ti ho desiderato così tanto, neppure quando mi sono unito a te per la prima volta. E Dione di Prusa dice: come faceva Omero a sapere che cosa gli dei si dicevano, potremmo dire, nell'intimo della loro stanza da letto? Allora, se uno è capace di mentire su una cosa di questo genere, vuol dire che è capace di mentire su tutto. E la cosa interessante è che Dione spiega anche per quale ragione Omero avrebbe imbastito questo gigantesco fake, come si direbbe forse in linguaggio moderno. Lo aveva fatto perché Omero era un mendicante, era un aedo così vagante che girava di corte in corte a suonare la sua cetra e raccontare le sue storie, e dipendeva completamente dalla benevolenza dei suoi ascoltatori, i quali compensavano le sue prestazioni poetiche e canore con beni materiali, insomma, mantenendolo, alimentandolo, nutrendolo. E dunque Omero aveva bisogno di
piacere i suoi ascoltatori e dunque non poteva raccontare ad un pubblico greco il fatto che i greci erano stati sconfitti, perché questo avrebbe prodotto evidentemente un effetto sgradevole negli ascoltatori stessi e certo non avrebbe facilitato la ricerca di un mantenimento da parte di Omero. E allora Omero altera, manipola deliberatamente la verità storica per ragioni di pancia sostanzialmente, perché ha bisogno di mangiare, primum vivere, dicevano del resto i latini, la prima cosa è sopravvivere, e dunque pur di compiacere appunto i suoi ascoltatori era pronto anche a modificare la realtà storica in modo da raccontarla in una forma che a quegli ascoltatori sarebbe risultata particolarmente gradita. Dione si presenta invece come colui che finalmente smaschera questo falso che da un millennio è ritenuto tale e ripristina la verità storica. E dunque abbiamo qui un Enea completamente diverso da quello virgiliano, non più l'esule, non più il vinto, non più lo sconfitto, non più l'uomo che è sopravvissuto a stento ad una guerra che è stata disastrosa per la sua patria, ma al contrario un brillante guerriero, protagonista di una epopea che si è risolta in una luminosa vittoria e che sull'onda della spinta espansiva legata a questa vittoria si è recato in Occidente, dove ha posto le premesse lui insieme con Antenore e altri, le premesse per la nascita di Roma. Questo è forse l'Enea più glorioso che ci sia mai stato consegnato dall'intera tradizione antica. Perché poi Dione facesse questo, naturalmente è materia ancora una volta di dibattito tra gli studiosi. Molti ritengono che lo facesse come forma di piaggeria nei confronti dei romani. Sappiamo che la famiglia di Dione stesso, era molto legato all'establishment imperiale romano. Dione vive all'epoca dell'imperatore Traiano, tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo d.C., e dunque questa rappresentazione di Enea e dei troiani in generale, troiani che sono i progenitori dei romani, come di un popolo vittorioso, secondo alcuni intendeva compiacere appunto i dominatori romani. Io personalmente non sono di questo avviso, credo che quello di Dione sia un brillante gioco letterario. Dione si diverte a prendere un mostro sacro della letteratura come Omero e a demolirlo pezzo per pezzo, mostrandone tutte le incongruenze, le fragilità, i difetti narrativi, compositivi e così via. Insomma, credo che il suo gioco sia un gioco essenzialmente letterario e intellettuale che non abbia nessuna valenza politica, però naturalmente è possibile pensarla in modo diverso, è il bello della letteratura in fondo, quello che ce la rende così amabile rispetto alle scienze dure, dove invece il margine di libertà è evidentemente molto ridotto. Ma accanto a questo Enea luminoso e glorioso vincitore, esisteva anche tutto un altro filone del mito che raccontava una cosa completamente diversa. Diversa sia rispetto all'Enea di Dione di Prusa, sia rispetto all'Enea di Virgilio, potremmo dire qui per capirci. Secondo questa ulteriore variante del mito, se Enea era sopravvissuto alla guerra di Troia, non era affatto perché gli dèi avevano deciso che così dovesse essere, come racconta, se ricordate, Poseidone nel ventesimo libro dell'Iliade, e neppure, come raccontavano alcune fonti latine, perché quando gli Achei vincitori lo avevano visto allontanarsi dalle rovine di Troia con il padre sulle spalle, si erano commossi di fronte al suo amore filiale e gli avevano dunque consentito non solo di allontanarsi impunemente, ma anche di portare con sé qualsiasi compagno accettasse di seguirlo. Niente di tutto questo. Se Enea si era salvato dalla carneficina che aveva posto fine alla storia di Troia, questo era successo molto banalmente perché, e molto sordidamente anche, perché Enea aveva tradito la sua città.
Enea si era accordato con gli Achei per consegnare a tradimento la città, ottenendo in cambio non solo l'impunità per sé e per i suoi familiari, ma anche un discreto bottino, quindi per un tornaconto di carattere economico. Quando Enea, e non solo Enea, anche Antenore, mi dispiace dirlo agli eventuali padovani che sono all'ascolto, ma anche il fondatore di Padova sarebbe un rinnegato, un traditore. Quando Enea, Antenore e altri avevano capito che la guerra di Troia non si poteva più vincere, perché ormai il rapporto di forze tra greci e troiani era totalmente sbilanciato a sfavore di questi ultimi, quando ormai non solo Ettore, ma tutti i grandi guerrieri figli di Priamo erano morti e dunque la sconfitta dei troiani era chiaramente soltanto una questione di tempo, ma ormai la storia si era incanalata in quella direzione. Ecco, quando avevano capito tutto questo, avevano ritenuto che fosse inutile continuare a battersi per una causa che era chiaramente una causa perdente e avevano preferito piuttosto mettere in salvo se stessi. E dunque, secondo questa variante del mito, erano stati Enea e Antenore e altri ad aprire di notte, le porte, al cavallo di Troia, quando pure queste varianti parlano del cavallo, perché ci sono anche versioni razionalizzate del racconto, secondo le quali questo famoso cavallo di Troia che nascondeva i guerrieri greci in realtà non era mai esistito, semplicemente. Sullo stipite della porta della città che viene aperta nottetempo da Enea per far entrare i greci, c'era attaccata alla pietra l'effigie del muso di un cavallo, e da questa circostanza del tutto casuale era nata l'idea secondo la quale i greci erano entrati a Troia grazie ad un cavallo. In realtà, quel racconto abbelliva una circostanza banale e puramente casuale, quella cioè per cui la scultura di un muso di cavallo era nei pressi della porta dalla quale i greci fecero il loro ingresso in città. Ora, questo mito di Enea come traditore è particolarmente curioso e tra l'altro ha incuriosito moltissimo i recensori, diciamo, del mio recente saggio su Enea, forse perché appunto ha continuato a essere una variante sottotraccia in qualche modo, che insomma è rimasta poco nota e dunque colpisce particolarmente chi oggi la legge. Ma nel mondo antico e anche in quello post-antico ha avuto una enorme fortuna, perché questa variante di Enea come traditore è stata registrata in opere che hanno avuto poi l'avventura di sopravvivere al mondo antico, di essere molto lette nel Medioevo e dunque di diffondere anche nei secoli più vicino a noi questa variante che certo era poco lusinghiera nei confronti di Enea. C'è un poema che è una delle opere più antiche della letteratura francese in lingua volgare, quindi non scritta in latino, ma scritta nell'antenato appunto del francese odierno, nella quale addirittura Enea viene assimilato a Giuda ed entrambi sono presentati appunto come esempio di traditori, uno nel campo, diciamo, della cultura pagana e l'altro in quello della tradizione cristiana. E ora, anche in questo caso, naturalmente, ci si potrebbe porre il problema da dove e perché nasce una variante di questo genere. E anche in questo caso, naturalmente, gli studiosi hanno pensato, qui, a mio modo di vedere, con maggiore fondamento, che questa variante nasca dal desiderio di denigrare i romani, di presentarli appunto come i discendenti di un traditore, di qualcuno che si era macchiato di una colpa gravissima nei confronti della propria patria, il che inevitabilmente finiva per gettare il discredito appunto sui troiani e di conseguenza sui romani che ne erano discendenti. Bene, siamo arrivati sostanzialmente alla fine del nostro discorso. Vorrei aggiungere soltanto una brevissima coda.
Noi abbiamo iniziato raccontando alcune caratteristiche del mito e in particolare la sua fluidità, il fatto che il mito non si cristallizza mai in una forma definitiva. Ora, in conclusione, vorrei citarne brevemente un'altra. I miti antichi hanno avuto la ventura di sopravvivere lunghissimamente alla cultura che li aveva generati, e non solo nel senso che hanno continuato ad essere raccontati così come li avevano raccontati gli antichi, ma anche che si sono arricchiti di nuovi significati, sono stati capaci di farci interpretare il nostro presente, di aiutarci ad interpretare il nostro presente. E questo è vero anche per una figura come quella di Enea. Naturalmente sulla ricezione di Enea nella cultura post-classica si potrebbe tenere un altro incontro di molte ore. Siccome abbiamo invece a disposizione soltanto 5 minuti, mi tocca fare una sintesi selvaggia, ma almeno due esempi li vorrei fare, tratti dalla letteratura più vicina a noi. Nel 1956 esce una deliziosa raccolta poetica, lirica, di Giorgio Caproni, uno dei poeti più significativi del Novecento, che si chiama Il Passaggio d'Enea. L'origine di questa serie di liriche è stata spiegata più volte da Caproni. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, egli si trovò a passare da una piazza della città di Genova, che era la città di adozione di Caproni. Caproni era livornese, ma ha vissuto a Genova per quasi tutta la sua vita. E in questa piazza, Piazza Bandiera, sorgeva appunto un gruppo statuario che rappresentava il mito di Enea nella sua forma canonica. Enea con il padre Anchise sulle spalle e il figlio Leto Ascanio per mano. Quella piazza di Genova era circondata dalle rovine. Genova è stata una città martire della guerra, ma in particolare quella piazza era stata oggetto di ripetuti bombardamenti che quasi miracolosamente avevano risparmiato proprio quel gruppo statuario. E Caproni fu molto colpito da questa circostanza e scrive queste liriche nelle quali la figura di Enea diventa. Di Enea con il padre sulle spalle e il bambino per mano, diventa la metafora dell'uomo moderno, contemporaneo di Caproni, quantomeno, uscito dalle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Un uomo che al pari di Enea si lascia alle proprie spalle soltanto rovine, che non può più tornare indietro per l'ottima ragione che il mondo di prima non esiste più ed è simboleggiato dal vecchio Anchise che non è più capace di camminare sulle sue gambe. Ma d'altra parte, quest'uomo che ha alle proprie spalle soltanto rovine non sa neppure dove andare, non ha una chiara direzione verso la quale muoversi, perché il futuro è ancora un futuro tutto da disegnare, tutto da inventare. L'unica cosa certa è che non si può più tornare indietro, perché appunto il mondo di prima non c'è più, ma quale sia il mondo di dopo, quale sia il mondo verso il quale muovere i propri passi, rimane ancora incerto. E allora Enea, sospeso tra un passato che non c'è più e un futuro che non c'è ancora, diventa appunto agli occhi di Caproni l'icona di questa situazione di sospensione, di angosciosa incertezza che caratterizza le generazioni che sono sopravvissute alla macelleria della Seconda Guerra Mondiale. In tempi ancora più vicini a noi, Enea è diventato invece la controfigura del migrante, del clandestino, di qualcuno che si allontana appunto da un paese devastato dalla guerra alla ricerca di condizioni di vita migliori e anche le avventure patite dalla flotta di Enea nel Mediterraneo hanno ricordato agli interpreti più sensibili le tragedie che oggi hanno luogo in quello stesso braccio di mare. La flotta di Enea fa naufragio nel canale di Sicilia, quello stesso canale che oggi è attraversato da una miriade di flussi migratori e sbarca sulle coste del Nord Africa e qui si vede respinto dalle guardie di Dione che vorrebbero impedire ai troiani di prendere terra. E anche quando i troiani di Enea riusciranno finalmente a sbarcare in Italia, non troveranno affatto un'accoglienza a braccia aperte, anzi, quegli stessi troiani dovranno affrontare una guerra che occupa i secondi sei libri
dell'Eneide, quindi non è una guerra da nulla, è una guerra che impegna Virgilio che la racconta e i suoi protagonisti che la combattono per poter ottenere il diritto di insediarsi nel luogo e di sposare le donne italiche. E dunque, inevitabilmente, in un momento storico che è così fittamente segnato da questo tipo di fenomeno epocale, ecco che la storia di Enea si carica di un significato che non poteva avere inevitabilmente per chi la leggesse 50 o 100 anni fa, ma che invece assume per i suoi lettori contemporanei perché entra in risonanza con una serie di questioni e di sensibilità che sono specifiche del nostro tempo, che è appunto il grande dono del mito, diciamo. Qualcuno potrebbe pensare che in questo modo si abusi del mito antico, che lo si strumentalizzi, che lo si politicizzi, che se ne faccia un uso piegandolo alle esigenze magari polemiche, magari ideologiche della nostra contemporaneità. Ma invece non è così. E non è così intanto perché il mito serve anche a questo, il mito è di tutti, il mito può essere rispettosamente ma doverosamente utilizzato per esprimere esigenze di coloro che lo utilizzano, è stato sempre così nella storia della ricezione del mito. E poi perché in realtà il motivo di Enea come profugo è un motivo che è già virgiliano. La parola profugus si trova nel secondo verso dell'Eneide. Quindi già Virgilio rappresenta Enea in questi termini. Quando poi nel secondo libro dell'Eneide si legge un verso come Longa tibi exilii et vastum maris saecula random, che è una profezia relativa al lungo viaggio che attende Enea, ti aspettano lunghi esili e dovrai attraversare un vasto braccio di mare. Ecco, sembra quasi che involontariamente Virgilio stia raccontando una delle odissee percorse sulle moderne rotte del Mediterraneo dai migranti, con la differenza che i miti non muoiono mai, i migranti qualche volta invece sì. Vi sono molto grato della vostra attenzione e auguro a tutti voi una buona serata.